Bentornati, 29esima puntata stagionale di Orgoglio Granata. E commentiamo un pareggio che potrebbe essere una vittoria, uno dei migliori incontri casalinghi del Torino, che in casa sinceramente ha sempre fatto bellissime partite, al contrario di quanto fa in trasferta. Ma ne parliamo di questi temi, come del Toro che segna tanto, 54 gol, ma subisce anche tanto, 48 reti subite, e infatti ha il quinto attacco ma la sedicesima difesa. Questo spiega molto della classifica. Insomma, tantissimi temi questa sera. Allora inizio subito salutando gli ospiti, e non solo in ordine alfabetico. Alessandro Mugliai, piacere, eccomi qua come sempre. Ciao Ale. Ciao Alessandro. E ci fa sempre piacere quando viene a trovarci Franco Ossola, grazie. Buonasera, secondo noi. Buonasera, grazie a te. Tantissime cose stasera con Franco Ossola. Invece il nostro media partner Toro.it stasera è rappresentato dal vice direttore Valentino Della Casa. Ciao Valentino. Ciao Alessandro, buonasera a tutti. Grazie secondo noi. Poi vado a salutare il pubblico in gran parte femminile, anzi maschile, ma io noto più le donne. E invece vado a salutare invece Emilia. Ciao Emilia. Buonasera a tutti. Potete contattarci chiamando lo 011 248 96 97, oppure scrivendoci alla mail orgogliogranata@grp.it, oppure sulla nostra pagina Facebook, naturalmente Orgoglio Granata. Ecco, e vado invece anche in postazione da Veronica. Ciao Veronica, grazie secondo noi. Ciao Ale, buonasera a tutti. Ti faccio iniziare subito con il commento di Sinisa Mihajlović a fine partita. Allora, Mihajlović ha parlato del nostro Toro affermando che questo Toro è quello che piace sia a lui che ai tifosi. Ha detto: contro l'Inter si è rivisto il vero Toro. Sono contento per l'orgoglio e per il carattere messo in campo. Abbiamo giocato alla pari e meritavamo più del pareggio, visto che i gol dell'Inter sono praticamente due nostri regali. Poi ha parlato dei singoli affermando: qualcosa è scattato in settimana, sanno quello che li aspetta se non fanno quello che chiedo loro. A qua? Sì, è stato generoso, ma non solo lui. Baselli ha fatto bene, Lukic anche, la difesa pure, e tutti hanno fatto bene. Poi ha parlato di Ljajić affermando: la fase difensiva non è il suo forte, ma deve farlo anche lui come lo fanno i suoi compagni. Deve lottare e combattere come tutti. Bisogna mettere la gamba e aiutare i compagni, e due o tre volte lui non l'ha fatto, per cui mi sono arrabbiato. Ljajić non ha messo la gamba, ma è da consuetudine. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì? Sì, ha anche detto che l'ha voluto lui qua e ha detto: gli voglio bene, tutto quello che faccio lo faccio per lui e per il bene di tutti. Ecco, poi parliamo di Ljajić, che sarà uno dei temi. Il titolo su Ljajić è "L'ho sciagurato a Adem", quindi avete capito qual è il profilo di questa sera. Alessandro, però, allora, sinceramente, alla vigilia avremmo tutti firmato per un pareggio, visto il momento di forma dell'Inter. A fine partita siamo tutti a lamentarci la mancata vittoria. Un Torino intenso per 90 minuti, soprattutto nel secondo tempo, che poteva nettamente vincere questa partita. Assolutamente sì, quindi il fatto che il recriminiamo per la non vittoria è un fatto positivo. Poi vabbè, ci sono anche le recriminazioni sull'arbitro, poi vedremo più avanti, sì, le pagelle, tutto, robe. Ecco. Quindi sì, è come abbiamo detto anche a Orgoglio News, forse non ci aspettavamo un Toro così, più che altro non tanto per un pronostico negativo su di noi, che in casa giochiamo sempre bene, quanto appunto per l'Inter, che era una squadra, veniva da 12 gol in due partite, 10 vittorie nelle ultime 13, e la prestazione di sabato non fa che però purtroppo da una parte ci rende orgogliosi, ma dall'altra non fa che crescere i rimpianti per quello che poteva essere e non è stato, soprattutto a causa ovviamente del rendimento in trasferta. Un altro è, si vede da come legge la partita, ma anche da come legge la settimana. Ha proposto Acqua, Molinaro e anche Turbi dall'inizio, e tutti e tre hanno fatto una partita eccellente. Scelte molto azzeccate, e Acqua poi è un cambiamento anche strutturale, non solo di uomini, perché con la presenza di un centrocampista come lui, la mediana assume contornati più fisici, più muscolari, quindi non è semplicemente un cambio di uomo, ma è proprio un cambio anche di approccio alla partita e al centrocampo. Quindi Sinisa ci ha visto lungo, poi vedremo se contro l'Udinese manterrà queste scelte. C'è tempo, c'è anche la pausa, c'è una settimana di lavoro. Poi per quello che ha detto sui giocatori, che è scattata la molla, non so se è veramente... Sì, la premessa, sì. Perché era senza voce alla vigilia Mihajlović, allora abbiamo immaginato che li avesse un po' ribaltati in settimana dopo quello che magari immaginato giusto, conoscendolo. No, ma l'ha proprio detto. Sì, l'ha proprio detto. Allora, vengo da Franco, insomma. Direi un'ottima partita. Tutte queste recriminazioni io non ce le vedo tanto, perché è vero che i due gol sono arrivati per infortuni nostri, però potevamo anche incassarne altri due,
sul finire di gara e non so cosa staremmo a dire adesso. Quindi mi sembra che il pareggio sia stato un risultato equo e che ha risposto in modo coerente a quello che è stata la partita. Certo che se la molla fosse scattata un po' prima saremmo tutti stati più ecco, contenti. Tu però che sei lo storico del Torino per antonomasia, già negli anni 70 mi ricordo il Torino, anche quello che ha vinto lo scudetto in casa era veramente straripante, fuori casa un po' più timido. Questo ha fatto 29 punti in casa e solo 11 fuori. Non credo almeno sia solo lo stadio, perché lo stadio comunque ti può trascinare, ma comunque con 25.000 spettatori penso sia un problema tecnico, tattico, no, motivazionale. Presumibilmente in questi casi si parla sempre di problemi di personalità, cioè di temperamento dell'insieme della squadra, quindi cose che sono difficili da mettere insieme in 4-4-8. Teniamo conto che molti di questi ragazzi sono al primo anno da Toro, quindi queste amalgame e questi modi di trovare solidarietà in campo, che sono poi quelli che ti fanno magari anche vincere fuori, ci vuol tempo per metterli insieme. Di sicuro avessimo fatto qualche risultato pieno fuori, avremmo qualche obiettivo da raggiungere, ma ormai presumo che quest'anno ci dovremmo accontentare di qualche bella impresa, come tutto sommato magari vincere un derby. Ecco Valentino, poi parliamo ovviamente dei prossimi turni. 29 punti su 14 partite in casa, più di 2 a partita, e l'unica sconfitta con la Juve, ma una partita che fino a 6 minuti dalla fine pareggiavi e forse hai perso perché hai cercato di vincere. Tu ti aspettavi un Toro dopo la sfida con la Lazio, sono passati appena 5 giorni, che potesse così cambiare atteggiamento in campo? Però volevo dire una cosa, comunque con la Juve giochiamo in trasferta, per cui non lo so, perché sì, è un pochettino più difficile. Hai ragione. No, a parte questo, onestamente no, non me l'aspettavo, perché a me, contrariamente a quanto hanno detto molti, il Toro a Roma non è piaciuto. L'ho trovato comunque molto, molto sotto, una squadra che era in forma come era in forma l'Inter. È veramente curiosa questa cosa, cioè curiosa, insomma è sicuramente da analizzare questo Toro a due facce, quello in casa e quello in trasferta, perché sono state tante partite che il Torino ha giocato veramente molto bene in casa, per le quali ha dovuto recriminare alla fine, ma che comunque ha giocato bene. Invece in trasferta il Torino è sempre sembrato più fiacco. È una sì, cosa che poi non si riesce a è un tema che volevo affrontare dopo. In realtà il Torino in trasferta ha fatto appena 11 punti su 15 partite e 8 le ha fatte con le squadre allo sbando, le ultime 4. Quindi in realtà nelle restanti 11 trasferte ha fatto appena 3 punti, ossia pareggi con Sassuolo, Udinese e Fiorentina, quindi fuori casa davvero deficitario. Però contro l'Inter ti volevo anche chiedere, si è apprezzato il fatto che non c'è stata più una pausa, in molte partite ha fatto bene il primo, male il secondo, viceversa, momenti di blackout, il blackout li ha avuti soltanto pochi secondi, ma due volte Joe Hart, per il resto la squadra è stata intensa tutta la partita stavolta. Sì, però mettere in croce Joe Hart mi sembra comunque un po' eccessivo, perché voglio dire ha fatto un campionato sì, direi sicuramente di livello. Al di là di questo, stavo notando che nell'ultimo periodo le prestazioni del Toro siano state sicuramente migliori. Contro la Fiorentina il Toro ha giocato direi piuttosto bene. Con la Roma secondo me ha giocato meglio che con la Lazio, per quanto abbia faticato il risultato sia stato praticamente lo stesso, e in generale comunque mi sembra che il Torino sia di nuovo in crescita, quindi è proprio tutto il periodo sì, da analizzare. Forse l'Inter è la fine di un periodo, fine insomma è il sì, risultato di una serie. Anche di... se vediamo i numeri, chiedo un commento. Allora, abbiamo titolato, poi ne parliamo ancora meglio dopo, però visto che l'abbiamo introdotto direi di farlo. Grande orgoglio e brutti numeri, perché alla fine nelle ultime 15 partite, ossia dal 5 novembre in poi, il Toro ha vinto soltanto 3 volte in casa contro l'ultima, la terz'ultima, la quintultima, ossia Pescara, Palermo e Genoa. Quindi in realtà anche se gioca bene solo 3 vittorie su 15, in realtà sono molto poche. Dicevamo più 6 differenza reti, ma ben 48 gol subiti. Questa differenza enorme tra rendimento in casa e fuori, e purtroppo nemmeno stavolta si è riusciti a sfatare il tabù dell'Inter che il Torino non batte in casa dal 94. Ti chiedo Alessandro un commento su questi numeri, oltretutto una squadra, per chi scommette, da gol, perché ossia segna entrambe le squadre, è successo più del 70% delle volte, molte volte over 3,5, quindi una squadra spettacolare.
anche se con poco equilibrio. Sì, over 3.5, speriamo a chi ci segue, vuol dire più di 3 gol a partita. Devo dire 4 gol. Sì, appunto, più di 3 gol a partita. Vedo che siamo in chiusura però, quindi commento sì, dopo. Sì, commentiamo dopo. Okay. Vado allora in zona Francesca, oggi con la maglia del nostro, di uno dei nostri sponsor, Sisal Win City. Buonasera a tutti, è arrivato il momento di dare un piccolo spazio alla pubblicità, ci vediamo tra poco. Bentornati, seconda parte con le granate, punti di confermento. Evoluzione. Tutti vogliono esperire la prima, tra poco ne parliamo, buttiamo un po' di temi. Allora, abbiamo parlato di Joark, tra poco sentiamo cosa ha detto, anche le email dei tifosi, ma il peggiore in campo, a detta di tutti, è stato l'arbitro Banti di Livorno, eccolo, con questa maglietta gialla, ma tant'è che Culicchia nella wicca sulla stampa, parlando soprattutto dei tanti falli fischiati a Belotti, deve... La prossima volta la foto alla stampa falla un po' meglio. Sì, però. No, Banti è Banti, comunque questo è il concetto. Però poi a sorpresa, tutti i giornali, tutti i siti, Toro.it quanto ha dato Banti? 4.5 forse? Mi sembra il 4.5. Tutti hanno, è la sorpresa che invece un giornale ha dato, diciamo, 7 a Banti. Ma la sorpresa, Ale, qual è? Che il colore del giornale è rosa, diciamo, quindi che è il giornale di Cairo. Ma no, ci ricolleghiamo a parte la Gazzetta ha dato 7 avanti. Il 7 avanti è una cosa al di là di firmato da Alex Frosio. Sì, Alex Frosio. Uno può dire più o meno, però il 7 è veramente una cosa esagerata che non sta né in cielo né in terra.
e il fatto che sia sul giornale del presidente, comunque ci ricolleghiamo un po', Ale, a quello, a quanto detto settimana scorsa. Sì. No, cioè, faccio una boccata, sì. Diavolo. Vuol dire che però il presidente lascia libertà ai giornalisti, esatto, di scrivere. Sì, esatto, sì. Però a parte la libertà, che ok, però vuol dire, ci ricolleghiamo al discorso dello scarso peso politico del Toro, perché non c'è proprio la volontà di mettere un po' di pressione. Abbiamo giocato Lazio Inter 5 giorni di distacco e nessuno in società che ha detto nulla. Sul giornale presidente c'è 7, cioè vuol dire che proprio manca il disegno, che però serve, un po' come fa De Laurentiis, ogni tanto di fare sparate che sono sparate, ma che servono per mettere pressione poi comunque agli arbitri e tutto, perché conta anche quello. Poi non si può contare nulla come siamo noi adesso, cioè sì, è una cosa indecente. Il collega della Gazzetta è comunque un giornalista di Milano, quindi però la partita l'ha vista, i fischi avanti vista. Anche tu, no, Franco, ci sei fuori onda? Sì, sì, sì. Ti hai stupito da questo set? Non so se l'ho visto, credo che siamo stati in molti a vedere, fischiava sempre contro, insomma, anche quando c'erano situazioni perlomeno dubbie, era sempre solo a favore dell'Inter, quindi un arbitraggio decisamente negativo. E forse qualche fallo fischiato a Belotti di troppo, perché poveretto era lì che sgomitava, certamente, perché sì, giocare contro Belotti credo che sia abbastanza difficile per qualunque difensore, perché tra spinte e gomitate anche lui si sa difendere bene. E quindi questo atteggiamento un po' guerresco ha indotto l'arbitro a fischiargli sempre contro, non gliene ha dato uno a favore, mi pare di ricordare. Diciamo, l'arbitro non ha inciso, ma esatto, ci sono episodi clamorosi. Una cosa buona è che comunque in alcune situazioni in cui un cartellino giallo lo poteva tirar fuori, mi sembra che ne abbia dato uno soltanto. Quindi, che tra l'altro la cosa di Maxi Lopez, il collega Alex Frosio ha definito la furberia di Maxi Lopez nella motivazione del 7 avanti, quindi ecco, ti ha visto un'altra partita. No, ovviamente, Valentino, allora, l'arbitro non ha inciso in modo particolare su episodi specifici. C'era qualche polemica forse su un presunto mani di Kondogbia sul gol dell'1-0, che però non era mani alla fine. Però i piccoli falletti, cioè i falli sporchi, certo, il momento dopo ha inciso l'arbitraggio. No, sicuramente in quello sì. Devo dire che appunto io poi ho ripensato un po', non ho visto appunto questi episodi clamorosi, però certo, alla lunga un arbitraggio di questo tipo, se ti interrompe sempre un'azione, poi diventa anche più difficile. Ma una gestione un po' scientifica del match. Sì, però io francamente non ci vedo, se proprio devo dire, mi è sembrato un arbitraggio insufficiente, non in malafede, che è un po', sì, che è un po' diverso, onestamente. E francamente gli episodi particolarmente in malafede su quella partita non ce n'erano, ecco. Più che altro è quella la cosa, il continuare a interrompere sempre le azioni, quello può portare chiaramente a dei problemi. Sono degli arbitri che dirigono le gare più all'inglese, in effetti. Non per fare polemica, poi la chiudo. Il 7 della Gazzetta, allora, se tutto il mondo dà un'insufficienza avanti e uno solo dà un voto alto, o tutto il mondo sbaglia, o sbaglia uno solo, quindi non, per quello ci siamo stupiti. Ma ripeto, è talmente evidente, è oggettiva la cosa, cioè non c'è nemmeno da discutere, ma sono d'accordo con Valentino. Non è che, secondo me, è un arbitraggio in malafede, è stato un arbitraggio pessimo, scarso, ma infatti il vero tema è che il Toro deve alzare la voce, perché se sommiamo tante piccole cose ne deduciamo che non solo il Toro non ha peso, ma non c'è nemmeno la volontà di farci pesare nella nostra società. Ecco, no, adesso il Caio non manda più Frosio per seguire le partite del Torino dopo questo. Sarebbe anche giusto, se l'è cercata. No, un po' scherziamo. Veronica, invece, art, dimostrazione del grande personaggio che è, alla fine ha comunque parlato, nonostante non abbia vissuto una serata felicissima. Sì, allora, art ha detto: è stato un match sicuramente molto concitato, l'Inter era in forma, ma abbiamo giocato bene. E siamo dispiaciuti per non essere riusciti a vincere. Ci abbiamo provato come sempre, ma non ci siamo riusciti. Infine poi si è scusato e ha detto che avrebbe potuto fare di più sui gol. Ecco, è stato onesto Joe Hart, che comunque adesso ha la possibilità di farsi a Dortmund l'amichevole contro la Germania. La Germania in Inghilterra amichevole sempre, stupisce sempre un po' storicamente. E poi c'è anche Inghilterra e Lituania per le qualificazioni ai mondiali. Io mi associo al commento che ho sentito nel pubblico.
che non posso riportare, però. Su cosa? Su arte e l'Inghilterra. Scusa, che gioca. Colpa mia, ho fatto un commento. Ho aspetta, sei inquadrato, c'è un rigido. Ok, c'è, c'è un rigido. E invece, allora, mentre sei arte, va perdonato, perché comunque è un simbolo, ha fatto guadagnare tanti punti al Torino, anche se ha vissuto una serata infelice, ma solo una serata. Invece uno che abbiamo sentito anche da Mihajlović non merita molto il perdono è Adem Ljajić, che doveva essere un po' il gioiellino dell'estate. Ha fatto 6 gol, ma pensate, il penultimo l'ha fatto il 5 novembre. Dal 5 novembre in poi ha fatto soltanto un gol, quello del 4-0 al Pescara. Non aiuta i compagni come fa Belotti, come ha detto Mihajlović, fa qualche assist ogni tanto, però obiettivamente, Alessandro, la grande delusione del Torino 16-17 e pienamente d'accordo. Tra l'altro anche il gol al Cagliari, quello che tu dici del 5 dicembre alla fine della fiera, sì, fu influente, sì, esatto. Quindi non è tanto i gol, che due gol in 4 mesi. Il punto è che gli Ajic avrebbe nei piani tattici del Toro è un giocatore che deve ogni tanto spezzarti un po' la partita, fare il salto di qualità, creare dal nulla l'occasione. Queste cose qua, questi cambi di passo al Toro non li sta facendo fare. Che fosse un po' discontinuo ce lo aspettavamo, però non in questi termini. Secondo me la vera domanda deve essere, in ottica Toro 2017-2018, se prendiamo il classico foglio e con la penna e mettiamo la formazione tipo, Ljajić è nei piani della formazione titolare? Secondo me la risposta è no. Soprattutto se non dovesse esserci Belotti, non possiamo permetterci un esterno così discontinuo. Ecco Franco, in effetti Adem Ljajić sta buttando veramente l'occasione della sua vita, perché ha un ambiente che lo coccola, un allenatore che l'ha voluto a tutti i costi, ogni tanto... lo bacchetta in pubblico, però cerca in tutti i modi di farlo dargli una chance, e lui le sta buttando tutte. Non è cambiato, voglio dire, e si sta comportando esattamente come si è comportato in tutti questi anni prima di arrivare al Torino. Questo lo sapevamo già, quindi immaginare che quel ragazzo si prendesse la squadra sulle spalle, come si suol dire in gergo, e fosse il faro che illuminava l'11 di Mihajlović era un'utopia, cioè un pensiero fasullo. E poi tutte le volte in cui c'è una partita importante dove davvero bisogna tirare fuori un po' gli attributi, sparisce. È stato addirittura un po' Udine, un po' a Palermo, abbiamo visto, è stato determinante. Non solo deludente, ma stucchevole, okay. Relegato là alla sinistra. Non... Io credo, ditemi se sbaglio, chiedo anche poi a Valentino, che in realtà il motivo del rendimento negativo del Torino in trasferta sia col fatto che se tu giochi con 3 punti in trasferta e uno è gli Ajic che non aiuta mai, è difficile poi vincere in trasferta, insomma. Cioè, giochi spesse volte in 10. Atteggiamenti irritanti, ma sono proprio tipici della sua storia nel calcio italiano, da quando è qua. E quindi immaginare a priori che quello fosse il traino della squadra è stata veramente un'illusione. Direi, anche se segnasse un gol a partita, gli Ajic, cioè obiettivamente ha ragione Alessandro, adesso bisogna valutare se fondare la squadra su lui, anche perché se andasse via Belotti, insomma, l'attacco non devi sbagliare. Ha ragione Alessandro, non è la scoperta dell'acqua calda, diciamo. Arriverà pur qualcun altro dove sì, non giochi. Porca miseria. Giochi in 10. Non è che giochiamo in 9. Anche perché la cifra della possibile vendita di Belotti è abbastanza impegnativa, per cui voglio dire, per Ljajić intanto pesa secondo me moltissimo il tira e molla di quest'estate, cioè sì. Il fatto di averlo aspettato veramente a lungo, sembrava sempre per dire no, poi invece diceva aspettate, poi aspettate di nuovo, poi no, poi a un certo punto poi in realtà c'era questa clausola che non ho capito, può essere stata inserita, 14-15 milioni, no, non è stata inserita, no, però Ljajić, il discorso che Ljajić ha lo stesso agente di Maksimović, sì, che quindi è stato proprio tutto un giro, ma al di là di questo, e al di là di questo tira e molla, c'è un'altra cosa che ha detto Mihajlović che secondo me è interessante. Mihajlović ci ha detto che su Ljajić aveva puntato da subito, ma non nel 4-3-3, nel 4-3-1-2, sì, cioè alle spalle di Belotti e Immobile. Quindi questo vuol dire che le trattative per Ljajić erano iniziate davvero, davvero da tanto tempo, cioè da maggio, perché Mihajlović a Cairo... Quindi Mihajlović sapeva di venire il Toggio a maggio, esatto. Assolutamente sì. Poi, seconda cosa, il punto è che... Quindi Ventura sapeva già di andare via. Ma era abbastanza chiaro, sì, insomma, voglio dire adesso. L'altra cosa che è interessante vedere è che Ljajić, appunto, sulla fascia sinistra non gioca mai, di fatto, sta 2 volte, poi si accentra sempre, va addirittura a destra. Sì.
Quindi secondo me parte anche del rendimento negativo di Iaic non è soltanto dovuto all'atteggiamento, ma a un equivoco. Un equivoco tattico che andrebbe risolto. Quarto punto, Ventura voleva Iaic e lo voleva quando il Toro era in Serie B e lo voleva far giocare nel 4-2-4, ma come quindi dice lo voleva già Ventura, sarebbe comunque arrivato. No, questo non lo so, però voglio dire, Ventura lo voleva far giocare nel 4-2-4 al centro dell'attacco, non sui lati. Quindi di nuovo, forse, una parte del rendimento negativo di Iaic può anche derivare da questo. Poi che l'atteggiamento sia indisponente è indubbio. Va detto anche che Iaic ha le due punizioni che ha battuto contro il Palermo, che hanno fatto fare due alla Belotti, sono dei piccoli... No, giocando la frago, il problema è quando... È quello il problema, assolutamente sì, per cui io non penso che Iaic sicuramente non è promosso, ma non è nemmeno bocciato secondo me, è rimandato. E l'anno prossimo al Toro, io credo che non sia chiusa la parentesi di Iaic al Toro, l'anno prossimo penso che lui resterà ancora, però dovrà dimostrare molto di più. E magari non hai detto che partirà titolare, questa ecco, è la potrebbe... differenza. Esatto. Dobbiamo fermarci, Francesco mi fa anticenni, allora andiamo in zona Francesco. Ci fermiamo per una piccola pausa, ma non cambiate canale perché torniamo tra pochissimo.
Terza parte di Orgoglio Granata! E per commentare questa gagliarda partita del Toro contro l'Inter, ma tanti temi già sullo posto maestato, sul posto mancato. Vado in platea, abbiamo diviso il pubblico maschile e femminile, iniziamo stavolta eccezionalmente dai maschi. Occhio che chiudono anche Orgoglio, dopo la Perego chiudono anche questa roba. Vado, venuto a trovarci, ci ha chiesto di venire, fa molto piacere Alessandro, benvenuto Orgoglio ciao, Granata. Buonasera a tutti, ciao a tutti. Allora, abbiamo parlato molto della partita e dei temi che abbiamo trattato adesso. I temi che abbiamo di cui abbiamo parlato, non sono d'accordo sulle critiche su Art assolutamente, perché come tutti i portieri anche Art può sbagliare, come avete già detto ha fatto un buon campionato, e anche i 6 minuti di recupero che ha dato l'arbitro alla fine non sono tanto d'accordo. Cioè, sono tanti? Secondo me sì, sono stati tanti per una partita. Per dare la possibilità al Toro di vincere, per quello. Ma sicuramente sì. Sì. Però tutti i falli che ci sono stati fischiati contro di noi, perché 6 minuti di recupero... Sì, tante soluzioni, un paio di volte interventi sanitari, potrebbero essere 5, sì, in effetti. No. Dovevano essere 5, dovevano. Sì, infatti. Vabbè, esatto. Se tu però volevi vincere, dovevi aspettarti che fossero con 4 punte. Va bene, poi parliamo degli altri temi, vado invece da Daniele. Buonasera a tutti. Il tuo omonimo ha segnato, Baselli. Esatto, sì. Beh. Infatti sono uno che sostiene il giocatore, sono molto contento che sia tornato al gol. E anche sono contento anche per Acqua, perché anche lui comunque oltre al gol ha, secondo me, fatto una buona prestazione. E niente, sono appunto contento per il Toro che ho visto ieri, che l'ho visto molto migliorato, come sempre in casa, diciamo, perché... in casa vediamo sempre un altro Toro, e anch'io boccio l'arbitro, perché anche sull'ultimo episodio su Maxi Lopez, prendendo la questa presunta simulazione, sì, esatto, perché prendendo la ironia può essere che magari non ha segnato il fallo per la scorsa settimana, che ha fatto, sappiamo tutti cosa ha fatto, quindi vado ai fedelissimi Fabio Emiliano. Buonasera. Che scalpitavo, non volevano parlare inviati. No, allora, per quanto riguardava la prima tabella che avete fatto vedere questa sera, tutti i numeri benissimo, malissimo. Allora, vorrei ricordare che Dino c'era scritto, mi dispiace, ma è una cosa molto negativa secondo me, che da ottobre il Toro non riesce né a pareggiare, tantomeno forse solamente a vincere, perdonami, con tutte le squadre che in classifica sono sopra di noi. Noi siamo riusciti in trasferta o in casa sempre solo a vincere o pareggiare con le squadre che sono. Aspetta, quindi con la Juve è sempre andata. Ti faccio un esempio. Cioè, con la Roma hai vinto andata e passo di torno. Napoli in esatto, passo. Da ottobre fine novembre. Fine ottobre fine novembre. Hai pareggiato con l'Atalanta, hai pareggiato e col Milan. Non ne hai vinto una. E lì ti fa capire perché il Toro ha anche questa classifica. Perché non sei riuscito a fare punti importanti con le squadre che ti precedono. Per quanto riguarda Art, è vero, allora, il primo gol in parte è colpa sua, ma secondo me lì la colpa è di tutta la difesa, perché 5 uomini che marcavano un uomo con una palla ormai persa. Se avesse fatto Padelli, avremmo accorto. Per carità, quest'ora c'era l'inquisizione, no, per carità, questo è vero. Però insomma è rimasto talmente stupito del fatto che con Dogbia si è riuscito a prendere un pallone ormai perso, portarlo verso la porta e riuscire a tirare, che ha detto io provo a tuffarmi, ma non mi aspettavo una roba del genere. L'ultimo era Lukic, ma è quello meno colpevole. E per quanto riguarda invece, qua concludo, il discorso che ha fatto prima Valentino su Jajic, sì, posso essere d'accordo. Però a Groppi in un'intervista, il mio mentore che nomino sempre, disse un giocatore come Jajic, con le capacità che ha, tranne che in difesa, in porta, dove lo metti deve rendere. Sì. La problematica reale qual è però di questo giocatore? È il carattere. Ora, Valentino ha detto una cosa giustissima, noi lo posizioniamo a sinistra, ma lui fa come Messi l'inverso, ma non è Messi, parte da sinistra per accentrarsi. Sì. Messi quando lo fa da destra a sinistra fa paura, Jajic fa paura a noi, perché poi non ritorna esattamente dove dovrebbe essere. Secondo me questa è la cosa principale del giocatore. Sì. Anche perché hai l'esempio di Belotti che insegue tutti i palloni e non ti viene lo stimolo di fare come Belotti. Vado da Emiliano. Ma anche perché nel 4-3-3 gli esterni davanti devono tra virgolette rinculare ed aiutare quella fase difensiva e quel centrocampo che molto spesso può andare in difficoltà e l'inferiorità numerica,
quindi quanto è importante un giocatore come per esempio Iago Falche, che fa la doppia fase molto bene quando in forma, così dovrebbe fare Ljajić, che non è solo una questione caratteriale, è anche una questione caratteriale legata al sacrificio. Tanti giocatori non hanno questa peculiarità. Il sacrificio vuol dire non solo rientrare, ma vuol dire anche molto spesso sacrificare le proprie caratteristiche tecniche in funzione di quello che serve in quel momento alla squadra. Detto questo, 2,5 di media di gol a partita in casa, 8 vittorie, 5 pareggi e una sconfitta. Quello che è mancato ieri è stata la fase d'attacco, perché non ci sono state occasioni clamorose sui piedi di Belotti, raramente. Sulle esterni si è andato poco, qualche cross di Molinaro è andata a vuoto, ma vere occasioni da gol non ce ne sono state. Quindi quello che è mancato ieri, secondo me, contro l'Inter, al di là della grandissima partita di sacrificio della maggior parte dei giocatori, di una straordinaria difesa, che Belotti non ha avuto abbastanza fornimenti, assolutamente, e poi secondo me Iturbe, rispetto alla partita precedente, ha avuto una piccola involuzione, perché quello che si è visto nella partita precedente, anche se è andata come è andata, avrebbe fatto presagire a qualcosa di un po' più concreto nella partita successiva in casa. Mancano i rifornimenti a Belotti, e gli esterni, non solo d'attacco ma anche difensivi, dovrebbero in tal senso dare un certo aiuto. Mauro, condividi quello che hai detto fino adesso? Sei soddisfatto del pareggio o volevi la vittoria? Beh, chiaramente la vittoria sarebbe stata una gran bella cosa. Il pareggio ci sta, perché comunque vabbè, è andata così. L'unica cosa è che non capisco questo Toro che va sempre a due velocità, tipo una partita va male, la partita dopo va bene il primo tempo e male il secondo e viceversa. Ieri invece è andato tutto sommato alla grande. Io penso che giocasse sempre come ieri potremmo ancora togliersi il bello sull'ispettore. Diciamo ieri, perché di solito giochi domenica, giocato sabato ovviamente. Sì, però siamo in diretta, non c'è lunedì. No, poi non abbiamo ancora ricevuto telefonate, chissà. No, andiamo più avanti. Mentre invece riceve tante mail Emilia, e allora leggiamone qualcuna. Sì, allora, da casa ci scrivono. Art, per quanto riguarda Art. Art ha giocato male, ma critiche non mi pare il caso, visto che avevamo in porta prima. Ha fatto qualche papera, ma saranno più le grandi parate ad essere ricordate, purtroppo in un anno nefasto per la difesa. Art, al netto dei due errori contro l'Inter, serata in cui ci ha salvato altre due volte, di gran lunga il miglior portiere che abbiamo dai tempi di Marchegiani, oltre che uomo vero. Ho capito oggi perché il City aveva sbognato Art, peccato perché mi sta simpatico ed è uomo squadra, ma errori così sono vere padellate. Mi associo al sostegno di Art, portiere fenomenale con grinta, carisma e uno che con umiltà trascina la squadra e fa impazzire i tifosi. Gli errori li fanno tutti, chi più chi meno, le grandi parate le sanno fare solo. Mi sembra globalmente il popolo grande indulgente con forte di Art. Ma ci mancherebbe, ragazzi. Vabbè, capito. Beh, però comunque grande portiere, ha avuto una serata sfortunata, anche lui ha preso delle sì, però intanto, innanzitutto ci ha anche salvato, però comunque c'è gente che lo critica. Sì, per quanto difendi, riguarda capito. No, io no, per carità. Andiamo su Ljajić allora. Ecco, per quanto Ljajić, meno indulgente. Tutti dello stesso parere, cioè Ljajić negativo. Ljajić non deve più indossare la nostra gloriosa maglia, indegno in campo e subito nello spogliatoio senza salutare l'allenatore che prima aveva mandato col paese e i compagni in panchina. Anche questo è uscito e è andato subito sotto la doccia, insomma, e questo è stato un gesto non bello. E lì però anche un po' colpa di Mihajlovic, cioè sei tu l'allenatore, fatti valere, ok che è tuo figlioccio, ma sveglia. Ecco, così. Comunque. Ditemi in faccia mia, io glielo dico, non ho problemi. Scherzi, ci manca. L'avventura di Ljajić al Toro e al Capolina, iniziata male e finita peggio, lo si sapeva, un errore il tira e molla di quest'estate. Allora, siamo già nel terzo blocco e non abbiamo ancora parlato una volta della possibile gestione di Belotti. No, in realtà ne ha parlato Petrachi prima della partita, e allora vado in zona Veronica. Sì, Petrachi ha detto: Belotti ha bisogno di crescere ancora, il Torino è l'ambiente giusto per questo processo di maturazione, ma se arriva qualcuno a pagare la clausola e lui vorrà andarsene, non potremo fare niente. La clausola da 100 milioni? Sapevamo che inserirla non era una follia, anzi è stata un'intuizione del presidente. Attaccanti come lui ce ne sono pochi in giro. Il mercato estivo, il Torino ha già una rosa importante, ma cercheremo di renderla importantissima. Sì, ecco, solo una cosa, non credo che Belotti possa migliorare ancora tantissimo, cioè, è già esploso, non è che deve... No, c'è da dire che io sono d'accordo, al di là degli interessi che ovviamente la società ha nel trattenerlo, perché ritengo che... Nel trattenerlo?
Esatto, no? No, perché avrebbe nel monetizzare è bene la cessione. Secondo me un anno al Torino gli farebbe ancora bene, perché certo, a noi sicuro sta facendo un'annata straordinaria, ma nel calcio bisogna sempre andare cauti, bisogna sempre cercare le riconferme. E ci vuole niente per però proprio per questo, onda, cioè io penso farsi male, tu che sei, o avere un ambiente negativo. Tu che sei un grande atleta. Sì. Però no, grande atleta. Primatista mondiale, però voglio dire, se tu sei Belotti, e Belotti un giorno ti accostano al Barcellona, un giorno al Madrid, Chelsea, e poi alla fine rimani nel Torino per lottare nel limbo della classifica, alla fine rischi di tenertelo un po' demotivato. Sì, ma infatti Petracchi ha detto sarebbe opportuno salutare per lui rimanere ancora un anno, tenuto conto che comunque ci sarà una rosa molto competitiva, quindi sottointende anche l'idea che il Torino dall'anno prossimo dovrebbe fare molto molto meglio di quello che ha combinato quest'anno. Mi stuzzichi e allora ti propongo questa tabella, abbiamo fatto questo io. No, abbiamo fatto questo riepilogo che non è un calcolo. Più del Torino in Serie A sotto la gestione Caio, solo in Serie A. Vediamo una differenza enorme tra i primi 4 e gli ultimi 4 anni. Perché i primi 4 anni lottava solo per la salvezza. Ricorderete 2007-2008, salvezza la penultima giornata con vittoria a Livorno e a Roma. 2009 dopo retrocesso. Il primo anno diventò in Serie A. Sedicesimo, anche se ha già salvato da tempo. Esatto, quel campionato lì, diciamo che secondo me ci sono due piazzamenti un po' bugiardi. Sedicesimo posto nel 2013 in verità è più che altro un toro da metà classifica fino a marzo. Esatto. Sì, poi una volta che abbiamo vinto con la Lazio ci siamo rilassati, sì, questa è la verità. Poi non mi facevi più punti, però poi alla fine ho dovuto fare quello 0-0 con Genoa. Poi in realtà la svolta negli ultimi 4 anni con l'Europa League. L'anno dopo l'Europa League sfiorata per 2 punti, il nono posto. L'anno scorso è vero 12esimo, ma a un punto dal decimo, e quest'anno nuovamente decimo. Questa è una statistica che vi propongo, adesso ce la studiamo, ma mancano 13 secondi al fine blocco e quindi la commentiamo. Così ci dici anche cosa dire tu, se vuoi. No, tema libero, qui tutti liberi. Guarda Francesca, e poi lo sentiamo anche l'opinione delle donne che non abbiamo ancora sentito. Dobbiamo andare un attimo pubblicità, ma torniamo tra pochissimo con nuovi argomenti su cui discutere, sempre qui ad Orgoglio Granata.
Quarta parte di Orgoglio Granata, ci eravamo lasciati in quella tabella da commentare. Allora, gli 8 anni di Cairo, primi 4, lottavi per la salvezza, i secondi 4 lotti per il limbo o l'Europa League. Però in ogni caso è vero che a gennaio sono finiti gli obiettivi, però è meglio finire gli obiettivi a gennaio che lottare fino all'ultimo per la salvezza, come accadeva. Ah beh sì, certo. Temevo che dicevi che stessi dicendo un'altra cosa. Mi sembra veramente... Secondo Valisiano. Come interpreti questa tabella? Allora, la tabella la interpreto così, quello che stavo dicendo anche prima. Allora, i primi anni nel Toro di Cairo regnava la confusione, non solo esonerava l'allenatore, ma a gennaio c'era anche il cambio del DS, una roba che nemmeno Zamparini, quindi sì, secondo me è quello. L'arrivo di Petrachi e di Ventura, a te non ti scoccia sentirlo, ma però qualche merito ce l'ha, ha portato al di là dei risultati, Bilbao, il derby, la grande cosa che ha portato Ventura insieme a Petrachi è la stabilità, sì, al Torino, e secondo me quell'andamento in Serie A riflette questa stabilità. Se poi andiamo a vedere i dati esatti, come vi stavo dicendo anche prima, il 16° posto è bugiardo, perché in verità siamo stati a metà classifica per tutto il campionato a parte gli ultimi due. Il 9° in verità è un 9° posto, ma come hai detto già te, che abbiamo lottato fino alla fine per l'Europa League. Il 12° invece è vero che eravamo un punto dal 10°, però è anche da dire che da ottobre in poi il Toro dopo il derby poi da gennaio addirittura non parliamone. Quest'anno vediamo come finiamo, però è molto simile allo scorso anno, un grande inizio e poi un vero e proprio declino, un tracollo. Quindi non è un Toro come si potrebbe immaginare, 10°, 12°, altalenante, è un Toro a due facce, molto bene l'inizio, molto male il proseguimento. Detto, adesso lo dico puntualmente e poi lo spiego. In realtà i primi anni di gestione, Cairo, forse sull'onda emotiva del primo anno che aveva fatto quel miracolo della promozione, si mischiava molto, cioè voleva appunto cambiare allenatore, DS, eccetera. Poi ha un po' applicato il metodo che chiamo il metodo Mentana, che lui ha spiegato una volta. A Mentana gli affida il TG7, non è che ogni volta gli va a dire a guardare la singola notizia. Con Petrachi Ventura gli ha affidato la squadra e non è andato a promettersi sulle singole scelte. Consentimi, aggiungo anche un'altra cosa. Sì. Una volta che tu arrivi alla soglia di metà classifica, è difficile poi, a meno che fai disastri, cioè per carità tocchiamoci, scendere, è più semplice mantenere quella zona lì, perché tu vendi magari un paio di giocatori, sì, però bene o male, quindi anche per quello secondo sì, me. Sì, io dico che in realtà questa è anche la classifica dei diritti TV, perché poi negli ultimi anni il Torino è diventato l'ottava squadra come fatturato, l'ottava squadra come incassi diritti TV, fatto qualche plusvalenza, più o meno... Però quello c'era anche i primi anni. No, beh, non così netta, in realtà sono 6 anni che... Per lo scudetto, insomma, c'è sempre una, per la Champions League, sempre Roma e Napoli. Si è molto stabilizzato il campionato. Le neopromosse fanno sempre fatica a stare in Serie A. Franco, insomma, sì, la tua analisi di questo schema? Direi che il concetto di stabilità è quello che effettivamente ha dato un'impronta a queste ultime annate. Ed è per quello che i tifosi vorrebbero, proprio perché la stabilità è stata acquisita, vorrebbero questo passettino in più, questo salto ulteriore di qualità, perché può avvenire dopo che ti sei ripetuto per un certo numero di anni e quindi sei di nuovo sei fuori dai patemi, dalle mischie, dalle paure. Sarebbe veramente ora che il presidente, anche perché si desse un ulteriore Valentino, sì, scusami, no, sì. No, in realtà Valentino, dal prossimo anno ricordiamo va anche fino alla 7ª nella Europa League, perché se l'Italia mantiene il 4° posto nel ranking, tra l'altro, 4 vanno in Champions League e quindi fino alla 7ª, quindi c'è un posto in più per l'Europa League, e quindi il Torino, che è in quella posizione tra l'8° e il 10° posto, può avere più chance di andare. Sì, a me piaceva ricordare una frase che aveva detto Mihajlovic, cioè che in generale questo campionato di quest'anno, sì, è stato noioso, cosa che trovo assolutamente, tutto deciso, sì, sì, da praticamente 2 mesi, direi, no? Forse giusto, ma neanche più, perché oramai il Palermo, avendo perso pure contro, sì, l'Udinese, beh, l'ultima c'è Palermo-Empoli, sì, però sì, cioè, voglio dire, l'Empoli deve veramente suicidarsi, già sta facendo un mezzo suicidio, ci sta provando molto, sta però provando, non ha ancora trovato il coltello giusto, perché veramente, sì, sì. E questo secondo me il problema è che in un campionato mediocre, sì, come quello italiano, perché è diventato un campionato mediocre, il Torino rischia di perdersi in quella mediocrità lì. Cioè sta nel limbo, quello è il problema vero. Infatti il malcontento, comunque minimo, dei tifosi, secondo me è legato a questo. Vediamo con la classifica, posso aggiungere una cosa? Sì, poi posso parlare delle... Sì, allora, come dice Valentino, correttissimo. Infatti anche per quello che i presidenti non vogliono la 18, perché consente a molti di mantenersi, esatto, nel limbo. Poi mi aggancio a quello che diceva Franco.
i primi anni di Ventura, in questo caso, il Toro veniva da anni di Serie B e quindi ai tifosi poteva anche andare bene il decimo, il nono posto. Sì. Ora, più si va avanti, più la gente comincia ad assuefarsi. Vediamo la classifica. La classifica. L'obiettivo, seguendo l'indicazione di Mihajlovic, sarebbe quello di fare... Allora, quindi 10 di ritorno ha fatto solo 10 punti. Quindi per farne 29 come l'andata... deve arrivare a 58, farne 18 in 9 partite, quindi media di 2 punti a partita. 58 sarebbe anche il record dei punti del Toro in Serie A con i 3 punti, perché l'anno di Ventura settimo posto ne fece 57, quindi 18 punti può farle nelle ultime 9 partite, Valentino, con l'ottimismo della ragione, secondo me no. Secondo me no, il Toro può realisticamente arrivare a 50, quindi fare una decina. Solo? Secondo me sì. Cioè, non può vincere tutte in casa col dubbio del Napoli? Almeno fai 12 punti in casa, forse Napoli 13, un colpaccio col Genoa, con la Juve punti di domanda. E anche se la Juve potrebbe già... Mi sembra incognito, mi sembra tutto una bella... Beh, la Juve di sicuro non la regala. Non è come la Juve ci arriva, magari ha già festeggiato, magari... c'è la Champions, magari Genova, il Genova ha visto. No, non, io non sono... Non vedi 18 punti? Secondo me 18 punti sono tanti. Secondo me se va bene ne fa 15, che comunque non sono un brutto bottino. Franco, è possibile 18 punti questa... No, assolutamente no. E poi comunque anche facendo le 58... Sì, cosa cambia? Niente, arrivi comunque no, esatto, perché secondo me 18 punti in astratto sono possibili. Sì. Però se dobbiamo andare a rincorrere questi finti obiettivi secondari, perché dobbiamo parlare di 58 punti, che è una cosa che inutile? Parliamo di ottavo posto. L'ottavo posto ormai, 8 punti a fine. Adesso 8 punti, fino all'altro giorno era portata di mano e non si parla mai. Cioè, tra i due obiettivi, 58 punti e l'ottavo posto, qual è quello più importante? Consentimi, scusami. Ho capito, ma la Fiorentina è adesso a meno 8, non era sempre così. Pubblico scambio, vado dalle donne in seconda fila, se vuole iniziare Simonetta, dai, chi vuole? Clelia. Vai, Clelia. Allora, tanti temi, quindi tema libero. Sì. Per quanto riguarda la partita sono d'accordo più o meno con tutto quello che mi hanno detto in studio, sia per l'arbitro, per Jajic, quindi l'unica cosa che mi vorrei aggiungere è che secondo me Mihajlovic adesso inizia a conoscere davvero bene i suoi giocatori, non so, però ha azzeccato la formazione, a parte i turbe che io non avrei messo personalmente, avrei già messo io con Faga all'inizio, però comunque sta imparando, cioè, a fare le formazioni riguardo alla partita e dei cambi giusti al momento giusto, cosa che aiuta il Toro a giocare molto meglio, si sentono molto più sicuri anche loro. Sì, è preoccupante però quello che dici, perché siamo arrivati a marzo. Potrebbe arrivarci prima. Molinao, ce l'avevi infortunato, appena Molinao è stato bene, hai dato fiato a Barreca, che evidentemente aveva speso molto, quindi avevi anche pochi cambi in alcuni reparti, al centrocampo... Sì, infatti il problema è stato anche quello, cioè secondo me un grosso problema è dovuto alle... Mihajlovic ce l'aveva detto di nuovo però, aveva detto che gli mancavano i sostituti, poi... E non li hai presi a gennaio. Il problema è stato anche quello. Poi va anche detto che insomma alcune cose lasciano comunque perplessi, perché mettere sempre 4 punti a un certo punto non vuol dire riuscire a vincere la partita automaticamente, va detto, perché altrimenti rischia sempre di passare soltanto una persona dalla parte della ragione e basta. Però comunque, cioè, il problema di inizio stagione che è stato detto, ridetto e ridetto ancora, cioè che vendi Maksimovic e Glik eccetera eccetera, prendi Rossettini e Castagne, il quale Rossettini tra l'altro non sta nemmeno facendo male. Moretti ha fatto bene. Però alla fine non puoi pensare sempre ai miracoli, perché ti affidi a giocatori buoni che stanno rendendo secondo me sopra le loro aspettative. Hai un Castan che è un giocatore di qualità superiore, ma che ti ha fatto un'annata splendida, un'annata splendida nonostante tutte le difficoltà che ha la sua storia, quindi voglio dire, i miracoli possono avvenire, sì, però ci vuole un minimo di equilibrio. C'è un difensore in più e un centrocampista di peso, il famoso Kučka, però ha avuto centrocampista di peso qua, non l'ha mai usato, cioè lì forse qualcosa è stato in Coppa d'Africa, è stato va bene, però dopo la Coppa d'Africa è stato un mese in panchina, ora non, cioè, quanto deve recuperare dalla Coppa d'Africa? È tornato con la malaria, perché altrimenti non si spiega, scusatemi, quindi lì c'è stato qualcosa. Il problema vero è che tu cerchi un difensore e arriva Carlao,
Sì, ma no, quella è un'operazione sull'extracomunità, insomma, sì, è meglio darsi bocca. Comunque. Allora, no, se, facciamo così, devo far parlare Rosanna, ma siamo a fine blocco, allora do la pausa io, adesso, perché poi voglio sentire ancora cosa ha detto Baselli, abbiamo tantissimi temi, quindi restate con noi, ci vediamo tra pochissimo, dopo la pubblicità. Quinta parte di Orgoglio Granata, tantissimi temi questa sera, lo troviamo in platea, in seconda fila, il nostro pubblico femminile, abbronzatissima Rosanna. Ciao Rosanna. Ciao a tutti. Ma io dico che sabato di sicuro ha visto un acqua assolutamente prorompente, secondo me lui che ha dato il ritmo veramente alla partita. E poi sarò l'unica, come sempre, ma io non sono così negativa nei confronti di Ljajić. Continuo a vedere in lui una classe che erano anni che non vedevo, ha tantissima qualità nel gioco della palla, nel riuscire veramente a fare degli assist talmente precisi che secondo me è un ragazzo che bisognerebbe, a me per esempio sarebbe piaciuto Ljajić con Ventura, perché secondo me nella sua testa Ventura avrebbe avuto più capacità di sinistra. Non è che adesso Ventura è suscita il canale, sai, no? Che dai, una battuta, pareva che non venisse fuori Ventura, No, poi parliamo di Ventura, che ha detto una cosa interessante sui muovi, no. Comunque poteva essere, poteva la trovare, differenza però tra... Mihajlović, cioè se non lo sveglia Mihajlović,
che il suo pupillo l'ha avuto in nazionale, l'ha avuto tutti i costi, lo compra. E vedo che Ventura certe volte è riuscito a rilanciare dei giocatori impensabili. Magari è inelegante dire se c'era Ventura, perché magari. Però il dato di fatto, questo è vero, Mihajlovic, perlomeno fino adesso, a differenza di Ventura, che in questo era stato oggettivamente un grande, con i giocatori che erano. Sfide da vincere non ce l'ha fatta con nessuno praticamente. Chi? Mihajlovic? A parte forse Iago Falche. Ha lanciato Barreca. Ma neanche lui. Di sicuro la differenza tra le partite in casa e le partite fuori casa è una questione mentale. Secondo me è solo mentale. Probabilmente i giocatori mentale. Giovani che non riescono ancora o non hanno avuto la possibilità di giocare a sufficienza e quindi speriamo in meglio. Allora, Simonetta, poi torna anche in seconda fila dal nostro pubblico. Sabato si è visto quel bellissimo cuore in maratona. Sì, la fotografia. E c'era anche in campo sabato, erano tutti molto più determinati, più grintosi e poi non c'è stato poi quella differenza tra il primo e il secondo tempo, tutti erano comunque continuativi, hanno giocato bene tutti i 96 minuti. Sono stati 96. Vorrei aggiungere che un esempio straordinario lo ha dato Moretti, ha fatto una partita veramente esemplare. Sì. E anche Baselli ha giocato molto bene. Certo. La vecchia guardia della difesa, sia Molinaro che Moretti. Moretti ha fatto interventi, una stagione, ma dimostra di essere grande professionista. Esatto. Ho tutto anche l'anno scorso, è titolare, ma sta difesa 3, difesa 4, quei mesi non giocavi mai. E quindi insomma è stato. Poi ha un'età. Adesso il dubbio quando tornerà Castagna se Mihajlovic metterà Castagna al posto di Moretti, perché Rossettini ovviamente siamo abbastanza inamovibili, ma è una cosa positiva. Allora parliamo di Baselli, allora ti faccio vado da Veronica così ci conclude il sinistra pensiero e ci dice anche la dedica di Baselli. Sì, allora. Sinisa ha parlato di un toro d'attacco, alcuni lo definiscono un po' un toro alla Zeman. La squadra sa che io gioco sempre d'attacco, non transigo. Chiedo sempre ai miei giocatori di spingere, di giocare a viso aperto. So che ricevo critiche per questo, ma mi conoscete. Poi ha parlato della differenza del toro in casa e in trasferta. Ha detto, siamo una squadra giovane, manca un po' di equilibrio nelle prestazioni in casa e in trasferta. E il primo colpevole sono io. Ma non siamo stati fortunati, visti tanti infortuni subiti. Ora sono rimaste 9 partite e dobbiamo cercare di affrontarle con questo spirito, specialmente quelle fuori casa. Invece Baselli ha parlato della partita dicendo che c'era rammarico perché speravano di vincere e probabilmente avrebbero potuto farlo. E poi è contento del record in Serie A, dei 5 gol che ha realizzato e ha detto ci tenevo molto a dedicarli a mia nonna che da 2 mesi non è più con noi. Poi ha parlato della nazionale dicendo ci spero, sarebbe un sogno. Ha detto anche a difeso Art, ha detto magari senza Art perdavamo 4-2, ha segnato più le parate di Art. Vado invece da Emilia perché ricordiamo domani allenamento alle 15 a porte aperte, godetevi domani perché poi iniziano giorni di pioggia a Torino, pioverà per 4-5 giorni. No, quindi, mi girano queste voci. Invece facciamo l'epilogo invece dei giocatori che non ci saranno domani perché in giro con le varie nazionali. Esatto, infatti Granata nelle varie nazionali sono parecchi. Belotti e Zappacosta sono stati convocati dal CT Ventura per Italia-Albania, gara di qualificazione ai mondiali 2018 e per l'amichevole Olanda-Italia. Barreca e Benassi sono invece impegnati con l'Under 21 insieme a Kevin Bonifazzi, Granata in prestito alla SPAL. Iturbe è stato convocato dal Paraguay. Lukic e Milinkovic-Savic, il portiere che il Toro ha già acquistato per giugno ma sta ancora giocando nella Ligia Danzica, si aggregheranno ai loro connazionali nell'Under 21 serba. Arte è stato convocato con la nazionale inglese, che giocherà a Dortmund in amichevole con la Germania per affrontare a Londra la Lituania in un'altra sfida di qualificazione mondiali. E infine Gianni De Biasi ha convocato a Jeti nella nazionale albanese e ci potrebbe essere giovedì a Palermo un Italia-Albania, il duello tra Belotti e Jeti. Perché De Biasi lamenta due assenze dei difensori centrali, quindi vabbè, se a Jeti manca Belotti, l'Italia può girare anche il 9, cioè, no, con tutto il rispetto per Jeti, però sarebbe in anomalo. Comunque c'è, onestamente secondo me c'è una sfida che Mihajlovic ha vinto, che andrebbe studiata, cioè quella di Belotti, doveva confermarsi. No, ha vinto tante, adesso. Belotti non penso, però io sfido, scusami, fammi spiegare. Io intendo che
nello sviluppo di un giocatore l'allenatore è discriminante. Secondo me per Belotti non c'è una discriminante di Sinisa, anche con un altro allenatore magari giocava in modo diverso, non faceva 28 gol, ne faceva 21, ma Belotti era sempre Belotti. Io la vedo così. Prendiamo i tanti. Anzi, la discriminante Ventura con Belotti, che l'ho aspettato e l'ho voluto. Ricordiamo l'anno scorso ci lamentavamo del gioco, i passaggetti all'indietro, adesso magari qualcuno si lamenta per il gioco troppo offensivo. No, aspetta, quindi, qual è un'altra cosa? Non c'entra con quello che ho detto io, sono cose diverse. Non è solo l'esplosione dei giocatori, è tutto il gioco. No, certo, però nel giudizio di un allenatore. Detto quello. Emilia. Sì, abbiamo con noi il nostro fedelissimo Rodolfo. Buonasera. Oh. Ciao Rodolfo, se sono qui a telefonata. Testimone che siamo in diretta. Ciao delle scommesse. Ciao Rodolfo. Ciao, ciao a tutti. Comunque, sabato sera mi è piaciuto il Toro. Finalmente l'ho visto che anche nel secondo tempo si è dato da fare. Io, secondo me, invece di Iturbe avrei messo nel secondo tempo, magari non dal primo, avrei messo Maxi Lopez, perché Boyer ha fatto tante belle sgambate, però diciamo che Maxi Lopez è di un'altra caratura. Sì. Comunque è andata bene così. Se alla fine noi fossimo stati con una maglia strisce, forse ci davano il rigore al 94esimo, perché quell'atterramento di Maxi Lopez, come è successo la settimana scorsa, al 95esimo l'ha dato il rigore, a noi no. Comunque è andata bene col 2-2, siamo così. Mi è piaciuto il Toro sabato sera. Bene. Sempre forza Toro, adesso per una settimana staremo senza Toro, però poi non ci siamo, la settimana dice, prossima non ci siamo quando sempre, ci fanno venire a pranzo. Ciao Franco. Ciao, buon saluto a tutti. E grazie, volevo salutare Mario Cacciolato, che non l'ho mai più visto. No, ma c'è, ma c'è, non c'è qui, ma spero. Cioè, così. Ciao Mario, ci troviamo qui tra noi. Va bene. Tornato là, grazie Adolfo. Lei mi dicevi. Emilia. Sì, allora Alberto da casa ci scrive: abbiamo perso 2 punti grazie all'uscita avventata di Arte, una difesa vecchia e lenta. Con l'Inter vista sabato si doveva vincere 3-1 e congelare la palla a centrocampo. Sì, ma con l'Inter vista sabato è anche merito del Tor dell'intervista con l'Inter. Cioè, cosa vuol dire? Queste... Andiamo in libertà di conclusione. Infatti, ai tifosi, dai. Il rigore sarebbe stata una sentenza per il Toro. Facciamo prima. Abbiamo accennato a Kevin Bonifazzi, che ha firmato fino al 2022 di nuovo col Torino. Ricorderete, campione d'Italia col Topo Avera di Longo, sta giocando benissimo nella Spal, capolista in Serie B. Il Torino l'ha blindato fino al 2022 e magari Bonifazzi può essere un titolare il prossimo anno, o magari stare un altro anno nella Spal in Serie A a completare la maturazione. Vedremo, deciderà anche Mianic. Altra telefonata? Sì, questa volta abbiamo con noi Enrico. Ciao Enrico. Ciao a tutti e forza Toro. Ciao Enrico. Ti ascoltiamo. Non sono stato proprio soddisfatto del risultato di sabato, ma comunque... Cioè la partita sì, il risultato no, giusto? Della partita sì, ma del risultato proprio no, perché potevamo vincere ancora. Perfetto, va bene, però sei fiducioso per il finale di stagione. Ma... Potevamo ancora fare del nostro meglio. Perfetto, va bene. Chi ti è piaciuto di più? Ciao Gianna. Ciao Enrico. Fate sempre i saluti individuali. No? Va bene. Ciao Enrico, grazie, ciao. Non ti saluta nessuno. Sì, avevo lui all'inizio. Grazie. Allora, invece Brindisi. Abbiamo tanti Brindisi, Alessandro. Sì. Allora, brindiamo allora a Mondonico, che abbiamo saputo, insomma, abbiamo già detto. Ecco cos'è. Il 5 di Sant'Eano 5-8, tanti Brindisi. Tanti Brindisi a Mondonico, che abbiamo saputo, insomma, che sta uscendo da questa ennesima lotta contro, insomma, quella che lui chiama la bestia. Poi un brindisi al presidente del Grande Torino, visto che abbiamo anche Franco, Ferruccio Novo, che tu mi insegni che avrebbe compiuto a breve 120 anni, al rinnovo di Bonifazzi. Poi mi sembra che c'era qualcos'altro. Gianioni, giovedì. Gianioni, esatto, abbiamo anche mandato, esatto, manderemo una clip interessante in Orgoglio News giovedì, quindi che seguiteci. 84 anni. Esatto, 84 anni, quindi è il compleanno.
Viareggio che le ha vinte tutte. Sì, esatto, che le ha vinte tutte. Poi la Fontana Basiliana del Losasco. Ok, come vedete, il brindisi da casa è sempre più lungo, è sempre più carrozzone. Tante note lì, quindi giusto il segnale. Dobbiamo fermarci di nuovo, puntata che scorre via velocemente. Vado in zona Francesca. Ci fermiamo per un istante, ma torniamo tra pochissimo. Restate con noi. Sesta parte del Goglio Granata, bentornati, tra poco leggeremo anche altre email che stanno arrivando a Emilia, ma c'è un evento che cominciamo a ricordare legato ai fratelli Aldo e Dino Ballain, Veronica. Sì, nel 2017 la compagnia Assemblea Teatro debutterà nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2017 alle ore 21 al Teatro Agnelli di Torino. Quindi 5, 6 e 7 Teatro Agnelli. Sì, col nuovo spettacolo Tesi di Laurea, Aldo e Dino Ballain e il Grande Torino. Ecco, questo domani c'è la conferenza stampa al Circo dei Lettori, via Bugino 11:30, ci saranno tra gli altri anche Susanna Egri, Agustin, Gigi Gabetto, Giampaolo Armezzano. Oltretutto, Franco, incredibile la storia di Dino Ballain, il fratello di Aldo, che ha partecipato alla Società di Lisbona, ma lui non giocò mai un minuto in campo. No, era diciamo il terzo portiere, perché il secondo era Renato Gandolfi, sì, che aveva già anche giocato un paio di partite con quelli del Grande Torino.
E quindi questo destino proprio micidiale che li ha uniti, anche erano molto affiatati, erano infatti Dino, che era un portiere di buone qualità, ma insomma non a livelli bacigalupo, ecco, non ancora almeno. Venne a Torino proprio perché Aldo aveva una certa autorità, era il terzino destro della nazionale, era un pilastro della difesa del Torino, e quindi insistette molto con il proprio presidente Novo, che abbiamo appena citato, per farlo venire, e non ebbe la fortuna e la buona sorte di fare neanche una partita, sai, lì non c'era la possibilità di cambiare, quindi si partiva con gli 11. Io insisto sulla mia battaglia, perché quando Franco Osso la palla al Grande Torino, ma non solo al Grande Torino, lo ascoltiamo sempre estasiati. Peccato, no, che magari nelle scuole ai giovani ragazzi che sono indecisi su che squadra sceglie, sentendo le storie di Franco Ossola, diventerebbe tifoso del Torino. Ma non le storie mie, le storie del Torino. Il Torino, certo, raccontate da Torino, te. Il Torino è una storia meravigliosa, ma al di là del Grande Torino, proprio, tra l'altro il calcio nasce qui e nasce proprio con gli antesignani del Torino, quindi sarebbe veramente straordinario poter portare questi racconti, questi ricordi, questi aneddoti, ce ne sono. E Alessandro, che anche lui studia con profitto la storia del Torino, sa che è veramente ricchissimo. Il resto non molto con profitto, però. No, peccato, perché noi dicevamo spesso il problema del ricambio generazionale, no? Magari fare un'ora alla settimana storia del Torino a Torino sarebbe. No, riuscire a raccontare queste storie ai ragazzi che crescono e che quindi si rendono conto che qui in città non esiste soltanto la controparte, sì, ma esiste una società piena di storia, piena di gloria, di vita. Credo che sarebbe interessante, e sarebbe interessante anche per rinnovare un po', sì, siamo tutti un po' attempati, diciamo, ci fossero nuove leve. Invece Valentino, altra epoca, ma un'epoca che i tifosi più giovani ricordano con grande affetto, quella di Mondonico, della cavalcata europea, gran gara ganata, quest'anno anticipato, con grandi personaggi tra cui l'avete svelato e vediamo il filmato, Martin Vázquez. Sì, ci vediamo, l'appuntamento è il 26 aprile alle 21 al Teatro Nuovo, siamo alla quinta edizione del Gran Gala Granata, che Franco oramai conosce bene, è stato anche, se non sbaglio, due volte sul palco nelle edizioni con Durraggi Mighione. Quest'anno vogliamo ricordare i 25 anni dalla finale di Coppa UEFA, quella famosa della sedia di Amsterdam, per intenderci. E quest'anno avremo tanti ospiti, veramente tanti, molti protagonisti di quella cavalcata, tra cui anche Rafa Martin Vázquez, ma non solo, ci sarà di quelli che abbiamo già citato, perché altri verranno poi ricordati nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Già possiamo dire che ci saranno Marchegiani, Fusi e appunto Rafa Martin Vázquez direttamente dalla Spagna. Però credetemi, le sorprese non finiscono qua, perché saranno veramente dei grandissimi protagonisti di quell'anno, ma non solo. Quest'anno il Gran Gala Granata, che è sempre in beneficenza, vedrà l'intero ricavato devoluto al Torino FD, l'associazione per disabili for disabled, no? La seconda realtà del Torino, sempre più fiorente, con tantissime attività, hanno anche aperto una scuola calcio, per cui ben volentieri il nostro sostegno di questo lavoro, ecco, va per chi loro. Tifosi, sappiamo, il Teatro Nuovo lo riempite sempre, 1000 posti. Perché se fai 1000 eletti, cosa bisogna fare? Comprare il biglietto. Bisogna comprare il biglietto. E poi per tutte le. Bisogna comprare il biglietto, quello sì. Anche perché in realtà, appunto. Se mangi, io Milano, dico, oggi abbiamo annunciato Martin Vázquez e abbiamo avuto 50 prenotazioni. Oggi. Quindi i biglietti non iniziano a scarseggiare, perché ce ne sono ancora tanti, però insomma il. Avvicinandoci all'evento, ovviamente i biglietti poi iniziano a venire meno. Per tutte le informazioni si potrà andare su toro.it, è pieno di articoli sul gala, per cui chiunque abbia un mouse o un pollice può cliccare sull'articolo del gala e vedere tutte le informazioni, ma ad ogni modo potrà contattare anche NC Communication, oppure scrivendo una mail a info@nc.net. Complimenti ai nostri amici. Fra l'altro Vázquez, ok, anche magari altri stranieri che annuncerete, ma anche Marchegiani è un grande colpo, perché è uno che viene pochissimo. Infatti devo dire che quella è stata la mia conquista. Di cui sono anche abbastanza orgoglioso. Non è stato facile, ma ce l'ho fatta. Complimenti. Senti, allora, vediamo, facciamo. Abbiamo fatto la segna stampa.
abbiamo cavato sulla partita. Vediamo invece come, qual è una posizione, perché poi Toro Inter, dicevamo, un pareggio ben accolto, lo dimostra. Sì. Vediamo Juve Toro, il giornale distribuito, il nostro altro media partner allo stadio. Sì. Super bomba conto, la copertina è Belotti e Icardi e poi hanno segnato i centrocampisti. Sì, però Belotti, meglio di Icardi, cioè. L'hanno anche ammesso dei tifosi interisti, che il confronto è stato, non dico impietoso, perché però è nettamente meglio Belotti. Ha giocato per la squadra. Vediamo altre pagine, perché si torna in limbo, Inter verso Champions League. Questo era il tuo articolo. In realtà il Torino ha tolto la Champions League all'Inter con questo... Secondo me era già tolto da sola l'Inter della Champions, Roma e Napoli sono più forti. Quindi questa è un po' le premesse. Questo invece è la paglia su Mondonico, articolo fra l'altro candidato al prossimo premio Pulitzer, mi sembra. Questo è che scorso anno è successo, anche perché poi l'altra pagina, la pagina Glemo, la pagina Miss Orgoglio Granata, dedicata a Chiara Castellucci, quindi insomma so che i tifosi vedevano più quello che l'articolo di Mondonico, non so come mai, insomma, con tanti giocatori. Quindi ho parlato anche di Vettor. Volevo tornare dai nostri ospiti in seconda fila, iniziando da Emiliano, insomma, toccato tanti temi, stasera di buon umore, certo ci voleva sto pareggio, perché immaginiamo invece se fosse andata male, dopo la scommetta con la Lazio, due settimane di bugugni, invece il Toro è sempre decimo, ma c'è molto ottimismo, serenità nell'ambiente granata. Sì, non tantissimo ottimismo, non saremmo più a parlare così se Perisic, per esempio, non si fosse mangiato quei due gol negli ultimi 5 minuti. La domanda se fosse un giornalista in una conferenza stampa di Mijatovic, gli chiederei a questo punto per quale motivo non parte dall'inizio con gli Aic dietro due punte, visto che finalmente Maxi Lopez... Non ti senti, Emiliano? Cioè, adesso avete toccato il tastino, allora andiamo a sentire Ventura cosa ha detto oggi, perché si sta preparando Italia-Albania. Ventura è tornato su Immobile. Andiamo da Veronica un attimo. Regia, andiamo da Veronica. Sì, allora Ventura ha parlato di Belotti dicendo: convinsi Caro a spendere 8 milioni di euro per Belotti, è una forza della natura. Poi ha parlato di Immobile dicendo: è in grado di attaccare gli spazi come pochi. Il Torino lo rigenerò, così come accadde con Cerce Darmian. Noi allenatori siamo come i fruttivendoli. Lucidiamo la frutta, poi bisogna che dentro ci sia la polpa, però. Ecco, questo è un po' Ventura, mi sembra in buona forma. Potevi scegliere foto migliori di Ventura. No. Cioè, allora, ma lui è un specialista se vuoi. Cioè. Se vuoi far capire al pubblico che le foto le scegli tu, non è che il pubblico le foto dice Alessandro Costa fa un grande lavoro, però non le è foto che di Ventura un po' meno, insomma. E lui è colpa mia se lui fa le facce strane. Okay. Ecco Valentino, insomma mi sembra, ecco, questa visto che l'hai chiamata, ecco. La cosa divertente è che fino a qualche mese fa, prima che quando si pronunciava il nome di Ventura si scatenava l'ira di Dio, adesso mi sembra che è venuto fuori questa sera un numero infinito di volte. Voglio dire, mi sembra quasi che ci sia però lui, un ritorno di... Con la storia di Ventura l'Immobile Belotti, l'ho voluto io, insomma. Cioè, abbiamo scoperto che però Damiano non l'ha rigenerato, ha lavorato molto solo, ha tirato fuori. Damiano e D'Ambrosio, pensate, il Torino in Serie B di Ventura aveva Damiano e D'Ambrosio, adesso comunque il lavoro di Ventura Simone Raghi è sicuramente ottimo. È molto vera la cosa che ha detto sulla questione della frutta. Il problema è che la frutta spesso viene venduta. Sì. Quello è il problema. A Torino è stato molto verduriere e fruttivendolo in questo periodo. Sarebbe meglio che la mangiasse anche la frutta ogni tanto. Quella forse è la differenza. Torniamo ad Emiliano con il microfono. Con una differenza, però, bisogna anche dire che non solo si vende, ma anche la gente vuole andare via. Questo bisogna anche dirlo, no? Perché poi Immobile qua non voleva più stare e sembra che sia tutta colpa di Ventura. Voleva guadagnare 2 milioni e voleva basta. No, ma anche Cerci voleva andare nel calcio che conta. Non dimentichiamoli questi personaggi. Guadagnare 2 milioni e mezzo. Vuole guadagnare 2 milioni e mezzo, poi si è visto anche la fine che hanno fatto. Però se guadagnato intanto 7 milioni e mezzo. Sì, no. Quello che io chiederei fossi un giornalista in una conferenza stampa a Mijatovic, per esempio, e nessuno mai glielo chiede, e perché non a questo punto, visto che l'idea di partenza era Mijatovic, visto che l'idea di partenza era gli Aic dietro Immobile e Belotti,
a questo punto, con il rientro di Maxi Lopez finalmente in forma, e potrei partire anche dall'inizio, a questo punto perché non provare? È stato chiesto sabato. Sì. Scusa. E lui ha risposto? Che Maxi Lopez non è ancora pronto per giocare. Non è 90 minuti. Ecco, allora io gli avrei risposto, allora a questo punto non portarlo neanche in panchina, perché se un giocatore può giocarti 40 minuti, può giocarti anche 40 minuti, può partire anche dall'inizio 40 minuti. Gradualmente non puoi passare. No, attenzione, quando vai in panchina sei a disposizione dell'allenatore. Allora, bisogna dirla tutta. Può partire anche all'inizio Maxi Lopez e togliere il secondo tempo. Allora, un conto se fai come 10 che cammini, puoi fare 90 minuti, ma se devi correre, perché non partire dall'inizio con Maxi Lopez, Belotti e dietro gli Aic? Perché magari non è il cambio partita in corso. Perché lui vuole partire, che sul modulo di quest'anno è il 4-3-3 e lui da quello parte. Poi ha detto in corsa si può cambiare. Però lui ha anche detto che la sua idea di partenza a Torino era gli Aic dietro due punte. E devi inserire una punta, non ce l'hai più, perché ti sei già giocato il giorno di Maxi Lopez per cambiare. Magari Maxi Lopez è uno che ti cambia la partita in corso, non hai altri attaccanti così da inserire. C'è Boget per esempio che potrebbe fare la seconda punta. Non sai mai, cioè ho giocato ma non vede la porta. Allora ripensiamo un attimino anche tanti attaccanti davanti il prossimo anno, perché a questo punto se Maxi Lopez non può partire dall'inizio, Boget non segna mai, ci ha detto che in questo momento storico non può partire dall'inizio perché sta recuperando la forma, ma non c'è ancora. Poi credo che comunque ci sia anche il discorso che dice Ale di partire con in un certo modo, perché poi il 4-3 sono d'accordo con Emiliano che poi magari a gara in corso non buttare Maxi Lopez come terza punta o quarta, ma fare il 4-3-1-2. Sono d'accordo. Giusto. Non dimentichiamo che poi Lopez è sempre stato al Torino più efficace da subentrante, anche con Ventura il primo anno, quando entrava puntualmente al 60esimo per Martinez. Molti attaccanti over 30 o 32 come lui giocano nel finale di partita. Invece un attaccante che è andato via dal Torino e ha segnato 2 gol, Martinez, mi segna Veronica, 5 gol in America, ma penso gioca col portiere volante, credo, in America. No, gioca col portiere in porta, complimenti a Martinez. E allora ci vediamo tra pochissimo.
l'anno, ha azzeccato l'anno buono. Perdonate, Orgoglio Granata, settima parte, la disquisivamo sull'impiego di Maxi Lopez, anche la casa, anche Emilia, no? È una fiera sostenitrice di Maxi Lopez. Sì, parecchio. Ecco. No, no, assolutamente. Non dall'inizio però magari. Come? Non dall'inizio di partita come Emiliano. Ma si può provare, però capisci che se tu lo metti sempre in panchina e fa giocare gli ultimi 5 minuti, ovvio che un giocatore non però, ha 60 allora, minuti, 90 nelle gambe. Concettualmente Lopez è la riserva di Belotti. Sì. Gioca quando il Torino è molto offensivo, cioè non è che togli Belotti ma mette Maxi Lopez, quindi no, però, no, però puoi, mettere, puoi fare puoi giocare passare insieme, a 4-3-1-2 mettere Maxi di fianco a Belotti. Come esatto, già fatto, e si è visto. Già fatto, mio, ma anche perché Pusiliaice lo si prova in un altro ruolo, Maxi Lopez è nel ruolo in che più gli compete e anche il Toro non è non mi convince sto tre quarti, non mi no, convince. No, però se devi provare allora prova, prova, no, poi tanto, non mi sembra che la classifica non consente allora non è più nulla da perdere. Ma Valdifiori ha solo questo problema fisico, vesciche e piaghe. Ha una quantità di piaghe impressionanti, comunque lui stesso le certifiche, le documenta purtroppo, sì. Ci guarda perché fa abbastanza schifo, sì. Onestamente sui vari social network. Però sì, a questo punto, proprio sì, mette le foto sì, di piedi devastati. Con anche gli hashtag piaghe. Sì, esatto. No, quello no, però non è un bello spettacolo, ecco, devo dire. Però è un problema comunque Valdifiori, nel senso che Lukic esplosa, ha dimostrato di poterci stare nel Torino. Valdifiori però ha un contratto lungo, è il famoso regista che aspettavi da anni. Penso che sia comunque, insomma... Cioè se stanno tutti e due bene, tutti e due al 100% chi gioca? Secondo me Valdifiori. Gioca ancora Valdifiori? Secondo me ancora sì. Perché il discorso è, Boyer ha fatto bene delle partite, poi mi ha detto adesso è meglio che torni in panchina perché poi... E tra l'altro non ha avuto tutti i torti perché alla fine Boyer... Secondo me ha dimostrato sicuramente dei buoni numeri, però ancora, mi sembra ancora molto indietro sotto tanti altri punti di vista. Lukic adesso sta giocando per necessità e poi il Toro sta giocando con un'altra testa perché non ha più niente da perdere, per cui gioca in maniera molto, e neanche da vincere in realtà, per cui gioca in maniera molto più tranquilla e quindi un giocatore come Lukic ci sta a provare un giovane così. Allora inizio da Franco e poi continuo anche con il pubblico, allora facciamo la conta. Allora quest'anno il Torino ha cambiato, mi sembra 14 giocatori su 27. Forse solo quest'estate, poi in inverno sono altri due perché Turbe e Carlao. Comunque ne ha cambiati. Il prossimo anno il portiere, forse deve cambiare tutti e due. Sai, Milinkovic, Savic e Skorupski in arrivo. Quindi il portiere già li cambia. Ma Skorupski non è sicuro comunque. No, è un'ipotesi di mercato auspicabile, ma. Difensori ne devi cambiare 3 o 4 nell'organico. Centrocampisti deve cambiare 3 o 4. Attaccanti deve cambiare 3 o 4. Centrocampisti 3 o 4 ammesso perché che dici via Obi, via... No, via Obi e magari uno tra Benassi e Baselli che saranno richieste. Gustafsson, Lukic, non so se... Secondo me a centrocampo ne... Dipende anche dal modulo. Bisogna capire anche cosa vuole fare a qua più che altro. Perché allora lì potrebbero andare... Io penso che Benassi e Baselli resteranno a Torino ancora un altro anno. Credo. Baselli sta avendo delle richieste, però. Se diciamo che il centrocampo è leggero, se non c'è Acqua, evidentemente. Però dipenderà appunto se Acqua ha giocato poco, meno di quello sì. Che si aspettava di giocare. Per cui già a gennaio aveva chiesto, non dico la cessione, però insomma aveva detto se arrivasse qualche offerta la valutiamo. E l'agente di Acqua era lo stesso agente di Don Sa. Infatti Torino parlava per un po' per tutti. Quindi quello in attacco, vabbè, Belotti, grosso punto di domanda, gli Aici, grosso punto di domanda, i Turbe non è ancora tuo e quindi difficilmente sarà secondo me difficilmente sarà a quel prezzo. Boget, bravo, ma non segna mai. Maxi Lopez gioca no, con l'attacco secondo me veramente lì bisognerà aspettare la metà di luglio, nel senso che se a metà di luglio noi vedremo Belotti al primo giorno al Philadelphia a questo punto di raduno della squadra, allora il Toro ripartirà da Belotti ed è sicuro perché non verrà più non viene sì. Belotti non si comporterà chi come Maxi Lopez 100 milioni li spende prima subito, ma proprio subito vuol dire a fine campionato, un po' come era avvenuto sì. Con il Borussia con il Modena. Però potrebbe anche darsi che non, se c'è Belotti il primo giorno, io sono abbastanza d'accordo con te, però che magari la trattativa no. Con Cairo non sia ancora concretizzata. No, vabbè, il discorso no, lungo, non se credo. No, momento, no, io sono d'accordo, con te. Allora, se dovete 100 milioni, però se arriva il Barcellona, gliene offre 80 e Belotti va dal Barcellona. No, ma il discorso è, cioè le grandi squadre, quando vogliono, le grandi squadre, non parlo del Napoli, proprio delle grandi squadre, quando vogliono un giocatore... Cioè, abbiamo un regista che ti fa Napoli, però Barcellona, Napoli non è... Le grandi squadre, cioè Barcellona, io mi Chelsea, ricordo United. Quando Belotti, quando Immobile era trattato al Borussia, avevo chiesto a chi stava seguendo la trattativa, avevo chiesto ma quanto ci vorrà
La risposta è: questi sono tedeschi e sono pure forti, se lo vogliono lo prendono subito. Dopo due giorni è andato via. Sì, non è cioè, capito il campionato. È appunto, quindi voglio dire, il discorso è sul mercato. Fanno il discorso, però, davvero, cioè, rischiano di cambiare di nuovo 10 giocatori almeno. Poi è anche difficile per i tifosi affezionarsi, insomma, le famose bandiere, però il calcio è questo, no? Sì, siamo molto in anticipo su questo discorso, però è così. Siamo di nuovo nella necessità di rinnovare un bel po' la rosa e di rimpolparla, ma sempre con ci dovrebbe essere sempre quel, almeno mi auguro, quell'obiettivo di tentare di fare qualcosa di più concreto, nel senso di fare... Sono aumentati molti ingaggi, però a certi livelli non puoi competere ancora, mai credo potrei competere. Qui allora continuiamo a girare intorno a quello che è il vero desiderio della tifoseria, cioè il presidente ha quest'anno ne fa 11 mi pare di stagioni. No, è già la 12esima, questa è l'11esima, comincia la 12. Dovrebbe dare dei segnali. Il discorso è sempre Dare dei segnali più concreti. Faccio conti la stampa con Fabio, allora, il Torino incassa di TV sui 40 milioni e scarica. La Juventus ne prende 110 più 80-90 dalla Champions, quindi sono già 200 contro 40. Sono già 5 volte tanto, più cioè non puoi competere con certe cifre, tutte Barcellona e le altre, quindi questo è proprio, non puoi competere allora, a certi livelli. Bisogna decidere se il Torino FC è una banca o una società di calcio. Allora io. Però non può andare nel passivo, non può andare passivo. Al giorno d'oggi con Cairo presidente non si fallisce più, secondo me, ma faccio un semplicissimo esempio. Mettiamo anche che Cairo venda il Torino dopodomani, uno che ha 50 milioni di euro da spendere per acquisire una società di calcio non è equivalente a un presidente che acquisisce 10 anni fa una società ipotetica a 100.000 euro. Uno che ti mette 100.000 euro puoi pensare che abbia 4, 5, 10, 20 milioni da inserire nella società. Uno che ti spende già 50.000 euro in una società, 50 milioni vuol dire che ha un budget differente. Ora, e siamo sempre al solito discorso, cioè noi arriviamo a pensare però cambi il sistema di TTV col sistema attuale, i diritti TV secondo me l'ha detto benissimo Beccaria, salgono anche in funzione al budget d'utenza della società, credo sia limitato soprattutto il bacino d'utenza, no Valentino? Sì, il bacino è legato molto al bacino d'utenza, cioè, però Torino, chiaro che ovvio, però una squadra che vince ha più utenti, ma il Torino ha considerato che abbia un milione scarso di tifosi, la Juventus è calcolata che ne ha 12 milioni. Ma non apportiamoci neanche la Juventus, però apportiamoci una società comunque storica che i tifosi sperano sempre che... Vediamo la classifica, vediamo la classifica così me lo spieghi bene. Io penso che, allora, Juve, Roma, Napoli, direi l'Inter attuale e il Milan se va ai cinesi sono a livello economico superiore. I calcoli sono fatti... Te la puoi giocare con Lazio, Fiorentina e Atalanta. Io metto quattro squadre, allora togliamo il Milan che comunque come presidente adesso i soldi arrivano. Cioè, ma che vada Berlusconi il Milan, cioè... Ma appunto, ma che vada. Io il Toro lo vedo in una fascia di che può essere inserito insieme a Lazio, Atalanta e Fiorentina. Il problema qual è? Che io speravo sempre il ogni Sassuolo anno, Sassuolo esatto, però il problema è che una società come il Toro, secondo me, non dico che deve essere alla pari, secondo me ancora di più però della Juve, però perlomeno dopo le prime 4, le prime 5, il problema è che questo salto di qualità e di investimenti ogni anno si suppone che si possa fare ma non viene mai fatto. No, mi diceva un tifoso, ma non posso dirlo, non posso dirlo il nome, diciamo, no, ma non è una battuta, un tifoso mi diceva allo stadio, mi raccomando dovete dire, ma non possiamo ovviamente dirlo. Che siccome sta prendendo un centro commerciale grosso, un outlet a Torino, siccome di proprietà del presidente dell'Atalanta, se andate a spendere lì, arricchite l'Atalanta e così il Toro è sotto l'Atalanta. Cioè, non possiamo, non è che fa. Ma non possiamo, non possiamo, tanto l'hai detto. No, ma non è che no, cioè, possiamo, no, hai fatto questa battuta e ci ho pensato l'altra. Non è l'Atalanta poi il Torino. Ale, se posso solo concludere velocemente, il mio budget che io te l'ho spiegato un po' di settimane fa, che poi non è che io te l'ho spiegato, è facilmente. Si può vedere facilmente su internet, passare dai 32-33 milioni di euro come spesa a un 55 ipotetico come potrebbe essere quello della Lazio, che secondo me è già un bel passaggio, il che non vuol dire che se spendi di più poi vinci, se spendi di più magari con Cairo, che secondo me agli acquisti è molto attento e magari ha un Petracchi vicino che lo può aiutare, con 55 milioni fai quel salto di qualità che ti permetterebbe un'Europa League sicura. L'Europa League è un altro problema, il problema non ti porta soldi, perché il Torino ha fatto quella cavalcata 14 partite in Europa League e ha preso in tutto 8 milioni, quindi
i soldi lei sono solo in Champions, l'Europa League puoi fare il grande sforzo ma non ti porta soldi. Comunque diciamo che il Torino ha avuto 40 milioni l'anno scorso dalle cessioni, questi famosi che non ha ancora reinvestito, sì. Perché non è... Allora, mettiamo che ne abbia spesi di questi 40, già spesi 20 per gestire la società quest'anno. No, però scusa, in realtà Bruno Pes sono stati, diciamo, considerati il riscatto di Iago Falche, sì, una e forse Skoupski, se tutta questa arrivazza. Pastettina, va bene, allora togliamo anche quelli, facciamo 28 allora. E no? Devi incassare 20 da Maximovic. Sì, facciamo, diciamo che ne abbiamo una trentina, no? Sì. Ne avrà spesi 15 al massimo, no? Sulla gestione, 20 sulla gestione della società dell'anno, per intendo dire per l'anno, per cui gliene restano almeno 10 più eventuali altri 40. Se con questi 50, teniamone sempre 25 per gli ingaggi, ne restano altri 25. Ora, Art può costare 10 milioni, 15 milioni. No, quindi... 3,8 l'ingaggio è il problema di Art. 3,8. Sì, sì, però secondo me Art, se al di là dei soldi che... E sicuramente bisogna dargli un ingaggio, sì, nel caso, però... Come Arte è abbastanza convincibile, non è così impossibile convincerlo. Però non puoi fargli fare il secondo anno senza le coppe uno come Joe Arte, devi anche fargli... Però allora, all'incontro del sì, K Store, tu c'eri? No, ok. L'anno scorso c'era Immobile, a quello stesso incontro. A Immobile è stato chiesto, e io ero presente lì, e era stato chiesto, cosa vuoi fare tu l'anno prossimo? Ma vediamo. Arte è stato chiesto, cosa... ne pensi di questo ambiente? I tifosi mi hanno sempre molto sostenuto, virgola, sarà una componente che considero che è diverso. Vuol dire comunque al Toro, anche se il Toro non ci andrà l'anno prossimo in Coppa, anche se il Toro non... Però anche i tifosi al Chelsea lo sostengono se va al Chelsea, cioè obiettivo, non è che io... però lui ha detto una cosa diversa, cioè lui non ha detto poi vediamo, l'ha detto anche, però ha detto anche questa cosa, mi fido più tra virgolette quello che ha detto Caio, che ha detto ha un ingaggio elevato. Poi devi alzarlo a tutti, se uno guadagna 3 milioni, no, insomma. Però comunque lui non ha chiuso la porta, quindi secondo me se il Toro arrivasse, chiaramente dovendo glielo alzare, però secondo me non dovendo arrivare alle cifre del City, secondo me lo puoi riuscire a convincere. E poi insomma... Voleva l'attaccante, se veniva Belotti però. Però il discorso è che due grandi acquisti potrebbero essere proprio questi due. Ah. Te ne mancherebbero poi di fatto tre, cioè due difensori e un centrocampista. Cioè tu dici te ne Belotti, quello è difficile. Vado da Francesca, ne parliamo nell'ultimo blocco. È arrivato il momento di dare un piccolo spazio alla pubblicità, ma non cambiate canale perché torniamo tra pochissimo.
Benvenuti, terza parte! L'ultimo blocco. Allora, domenica non c'è il campionato, noi ci siamo lo stesso lunedì. Domenica però c'è l'importante raduno dei Tor Club con gli Asco, vediamo la locandina, c'è anche Pulici, insomma, so che saranno centinaia di tifosi, quindi domenica non piove, quindi potete andare, anche questo, potete andare, ma non piove, quindi potete andare con gli Asco, un bel happening per i tifosi granati. Invece, i tifosi che hanno scritto le mail, Emilia, leggiamone qualcuna. Sì, allora, si parla più in vista futura. Allora, con l'Inter le cose sono andate meglio grazie ad Acqua e Molinaro, ma se si vuole puntare all'Europa ne rimane ancora molta strada da fare. L'Europa? Ah, il prossimo anno? Sì, sì, il prossimo anno ovviamente. Sì. Per l'anno prossimo centrocampo e da difesa sono da migliorare, senza toccare l'attacco. Nota margine, lo stadio pieno è sempre bello, fosse così sempre. Sì, c'è qualche tipo dell'Inter anche obiettivamente. Che Sciamperder. Sì. Noi siamo nettamente inferiori alle sette sorelle, ma siamo nettamente superiori alle altre, ma siamo subito dopo, servono però 3-4 innesti di qualità, giocatori da 10 milioni ciascuno e poi siamo lì in mezzo al gruppone a giocarci le coppe. Ecco, insomma, però si ragiona già per il 2018. Ho trascurato Daniele e Alessandro che sono venuti stasera, volete un intervento su quello che ho detto? Volevo riallacciarmi un attimino al discorso di Fabio, ho visto comunque una bella partita, un bel Torino con l'Inter, però quello che sono d'accordo è che non siamo una squadra da limbo. Dobbiamo comunque rinforzare secondo me il centrocampo, visto che comunque abbiamo una bella difesa. Cioè, questa NBA ha più del limbo? Sicuramente sì, non siamo l'ultima squadretta che è arrivata, siamo comunque una squadra che negli anni, dalla Serie B a quando abbiamo avuto dei risultati, abbiamo i giocatori buoni, e farli giocare, e, come abbiamo detto, una squadra che può solo migliorare. Daniele, pensi così anche tu? Sì, anch'io, e volevo anche ritornare al discorso di Belotti, perché appunto quest'estate verrà richiesto da molte squadre e io spero, vabbè, come tutti penso che rimanga, ma poi anche per lui, perché comunque in ottica mondiale dell'anno prossimo rischia di andare magari in una squadra come Real Madrid Non credo che rischi sto problema di non giocare Belotti, insomma, se uno spende 100 milioni magari lo vende a casa. Nel piano dell'allenatore penso ci sia posto per Belotti. Può essere che comunque appunto non trovando spazio come al Toro, che è una squadra comunque anche l'anno prossimo se dovesse rimanere girerà intorno al no, perché il problema è che giustamente ha fatto grande stagione di Belotti, segnerà per tutta la vita, però è ovvio che se non lo vendi adesso, aspetti magari un anno, poi se magari segna di meno, non hai più 100 milioni che ti offrono, lui magari paghi il treno del Barcellona o del Chelsea, insomma è difficile pensare di tenerlo un altro anno, se arriva l'offerta a 100 milioni, ma anche quella da 80, insomma. Secondo me è molto difficile. Sarebbe importante capire chi può venire al suo posto. Quello, ma secondo me non si rimpiazza Belotti con un attaccante al suo posto, perché è molto difficile. Bisogna cambiare, prendere magari un altro esterno e un altro centrocampista, quantomeno che affianchi il regista, perché il Toro deve. Non dico cambiare il sistema di gioco, ma deve far sì che i centrocampisti creino occasioni per l'attaccante e non sperare come quest'anno che l'attaccante segni, faccia giocare bene. Vado da Rosanna e da Clelia e Simonetta per la chiusura su tanti temi che abbiamo discusso. Chi vuole? Non passate, parlate e non passate. Ma io per quanto riguarda sempre la storia di Belotti vorrei aggiungere solamente che anche lui, ovviamente si deve guardare anche la sua volontà, potrebbe pensare che andare in una grande squadra e magari giocare meno, perché ci sono altri giocatori più forti di lui e quindi dare meno e alla sua età, adesso che è esploso, che gioca bene, magari questa cosa potrebbe frenarlo un minimo, preferirebbe rimanere nel Toro, sicuro di giocare sempre, essere sempre come titolare, visto che si vede che si diverte a giocare a calcio. Sì, certo, guadagna di più, però bisogna sempre anche considerare. No, però non è solo guadagna di più, è che hai la certezza di cioè vai nel Barcellona, cioè sì, di giocare in nazionale, di giocare la Champions, di giocare per il titolo. C'è sempre l'incognita di dove vai a finire, se poi riesci ad ambientarti, se riesci al di là del giocare, no? C'è poi tutta la vita intorno, non è che sta tutta la settimana a giocare, voglio dire, ha tutto il contesto che gli sta intorno. Cioè, un conto è finire in Svezia o in Germania e lì
sei fritto, perché beh, se vai conto, a Bayern Monaco, no, un conto è finire, sì, è finire in squadre neolatine dove magari ti senti più, però Franco decide lui, no, dove andare, senti più, no, lui è più la cambiaccia inglese, ho probabilmente lui ho capito, è più davanti, però, e poi attenzione, chi lo cerca sono gli aspetto... italiani, lo vuole Conte, lo vuole Ancelotti, lo vuole Allegri se va al Barcellona, cioè comunque allenatori italiani lo vogliono, no? Noi parliamo in un contesto internazionale, delle, lo vuole Mourinho, lo vuole persone, Guardiola. Le persone hanno delle dimensioni, secondo me. E quindi non vedi Belotti da Barcellona ad Accesso e Bayern Monaco? No, lo vedo anche perché è un ottimo giocatore, per carità. Però bisogna anche non sottovalutare tutto il resto, cioè la vita. Non è, però considera che anche il procuratore è una moglie a giugno, quindi se arriva l'offerta da 5-6 milioni per giocare a Bayern Monaco, lo vedo difficile che possa stare al Torino. Le nostalgie, le difficoltà iniziali e tutto quanto, queste sono cose che normalmente nessuno considera, ma che poi abbiamo visto hanno un peso importante, perché quanti Bianchi non andò a finire addirittura in Inghilterra. Poi... Bianchi è andato a Manchester City. Sì. L'altro anno non è andato, Immobile non è andato in Germania, sì. Cerci non è andato a Madrid. Non sì, sono le loro dimensioni, forse. Quindi bisogna, secondo me, sì, dovrebbe tu hai molta anche stima dei calciatori. Deve anche pensare. I calciatori guardano molto anche all'ingaggio. Sì, lo so. Cioè, tu li consideri molto dal punto di vista calciatori. Se Cairo, ragazzo altro tempo, per il giocatore guarda molto l'aspetto. Se Cairo ha buone intenzioni può anche aumentargli in ingaggio. Cosa gli dà il Barcellona? 3 milioni di euro? No, ti parla di 4-5, no, a quei livelli. Dipende, secondo me. Iguain quanto guadagna? 4-5 milioni. Iguain siamo su 4-5 milioni. Sì, sì, 4-5 milioni all'anno, per però, 4 anni. Però sono giocatori comunque poi, diversi. Poi soprattutto non è solo i soldi, 4-5. È che se vai in un top team europeo lotti per vincere il titolo e per vincere la Champions League. Quindi invece non devo fare nemmeno le coppe, e quella è la differenza principale. Hai lo stadio da 80.000 anziché da 25.000, spesse volte mezzo vuoto. Poi a Barcellona non c'è la nebbia. Non c'è anche il mare. comunque adesso è qua, perché non pensiamo adesso sempre. Beh, noi guardiamo il futuro, se no il passato. Non roviniamoci il presente pensando a quello che avverrà. Magari Belotti un po' però, più, cioè, di umiltà Belotti ce l'ha Belotti, rispetto agli, cioè, altri. Che, dai. Sembrava quasi che Belotti dobbiamo fargli pena per stare al Torino. Cioè, se Belotti no, vuole andare, va via e viene qua quando come, si può, cioè, come persona, come indole, Belotti lo vedo diverso rispetto a Cerci o a Ciro Immobile. Dai. No, voglio dire, però, certo, mi dà fastidio, certo, che abbiamo solo la mozione e sentimenti e non progetto tecnico economico. Addirittura Art, che è entusiasta di quello che siamo noi, addirittura lui continua a dire che lo vediamo quest'estate quanto entusiasta, cioè... certo, anche perché ha un ingaggio altissimo fino adesso. No, no, io capisco, però io capisco anche, mettiamoci anche nell'ottica di Belotti, insomma, un centrocampista che al Torino sta benissimo, è un idolo eccetera, però c'è anche, ma infatti gli augurerò buon cammino, però non riusciamo mai a concentrarci sul dopo Belotti, però su Pavoletti o Petagna. No, ma Petagna no, siamo già oltre. Ma no, ma secondo me non è ancora, non verrà un nome, cioè, ma anche Pavoletti può andare anche bene, ma voglio dire, ma non verrà secondo me un nome di questo tipo. Cioè, era un giocatore Milik, no, era un giocatore sicuramente più strutturato, che poi Pavoletti, ripeto, non è, è tutt'altro che, però è un giocatore mai del tutto compiuto, insomma. Io penso 29 che, anni è Pavoletti. Tra l'altro, penso che per sostituire Belotti verrà un giocatore potenzialmente forte, come non, ovviamente non forte quanto Belotti, altrimenti tieni lui, però che possa diventare potenzialmente italiano, forte. Italiano, immagini? Cioè, non lo so. Non un Paloschi, ma nemmeno un Petagna, voglio dire. Ma Petagna comunque non è un giocatore come Belotti, sta facendo un'annata ottima, però... mi sembra è proprio diverso, ma anche come tipo di caratteristiche, secondo me non va bene neanche per Mihajlovic Petagna. Poi lo dico da assoluto ignorante della materia, proprio perché poi non sono nella testa di Mihajlovic, non so. C'è un bacco con la padula, no, di più momento. E io penso di sì, francamente, penso che possa venire un ma anche Bacca. Però se compri Bacca e gli dai quei soldi, tutto, lui accetta di dare tono, hai capito, quindi non so. Guarda la Simonetta che aveva preso a parlare. Ma secondo me è ancora presto per fare tutte queste congetture, sì. Poi ci sarà ancora l'onda emotiva del Philadelphia, i futuri mondiali, perciò queste cose si vedranno. Io penso che il 25 maggio si vedrà già, Belotti sì, deciso infatti, il futuro, si vedrà un po'. Secondo me è presto adesso ancora, non possiamo... Avete molta stima dei calciatori, dei procuratori e dell'ambiente. Mi fa piacere, no? Mi fa piacere. Di Belotti.
No, ma Belotti, ma visto ragazzo, da altri tempi, ragazzo semplicissimo, però... Belotti non farà mai una conferenza stampa come quella che ha fatto Immobile in Nazionale, sì. Cioè, infatti, penso che la differenza sia abbastanza evidente da questo punto di vista. Poi sono anche molto amici, tra l'altro. Vuol dire, ad esempio, Damiani, ma ragazzo, è andato via, ma nessuno l'ha fischiato, anzi. Ma cioè, Damiani era stato molto chiaro, l'aveva fatto capire in tutti i modi. E non male, tra l'altro, voglio certo. dire. Poi dispiace perché comunque Damian, tra l'altro, a Manchester ha avuto alti e bassi, purtroppo. È già finita questa puntata che è volata via velocissima, come spesso accade, spero anche per voi a casa. Esatto. Allora, non c'è cambiato, Orgoglio News c'è così. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, 19.30 e 23.30, puntata Marcordo speciale su Ferruccio Novo, Giannioni, non perdetele. E Orgoglio Granata torna lunedì, il cambiato non c'è. Ma noi ci siamo in diretta come ogni lunedì. Allora, buona settimana a tutti, ci vediamo lunedì, grazie a tutti quelli che sono intervenuti.